Grande fermento in casa Seat. Il marchio spagnolo sta sfruttando la ripresa dopo il lockdown per una serie consistente di lanci, tra cui quelli di due cavalli di battaglia, Ateca e Tarraco. Sulla scia del successo conseguito dal 2016 a oggi, Seat Ateca si rinnova mantenendo la personalità di sempre e aggiungendovi più connettività, comfort e sicurezza. Ateca si rivolge in particolare alle famiglie giovani. Con i suoi 438 cm di lunghezza, è una delle SUV più compatte sul mercato, ma con invidiabile abitabilità e spaziosità del bagagliaio da 510 litri. Ridisegnate le linee di griglia e fari, modificato il volante, rivoluzionati gli aspetti tecnologici, ora nuova Ateca è dotata di un sistema di infotainment che integra un assistente vocale in grado di rispondere anche a comandi indiretti. Basta un olà olà o freddo e il sistema riconosce la richiesta. L'Ateca nuova si porta tutta la nuova tecnologia anche relativamente alla connettività del veicolo, perché non solo come tutte le Seat della generazione precedente è possibile la connessione col proprio device, quindi smartphone e tablet, ma ha una doppia connessione perché è anche connessa in modo autonomo e ha una SIM che le permette quindi di garantire sia tutta la sicurezza, no, in caso di emergenza con l'e-call, ma anche di comandare tutti i sistemi dell'infotainment con una connessione autonoma. Da segnalare lo schermo in vetro da 9,2 pollici, le numerose luci ambiente multicolor e le inedite tappezzerie, oltre a tanti sistemi di assistenza per una guida autonoma di secondo livello. Per quanto riguarda i motori, al momento del lancio nuova Ateca dispone di tre varianti benzina, dal 1000 da 110 cavalli al 2000 da 190 cavalli 4-drive e 4 diesel. Qui scompare lo storico 1006 per fare spazio a motori 2000. Si diversifica anche l'offerta degli allestimenti, con il nuovo Experience orientato all'off-road, che va ad affiancarsi ai già esistenti Reference, Business e FR. Seat annuncia il lancio di nuova Ateca con un prezzo che parte da 19.900 euro. Novità importanti anche per la sorella maggiore, Tarraco. L'imponente SUV spagnola, lunga 474 cm, punta su un feeling da sportiva. Un nuovo telaio e sospensioni riprogettate, infatti, consentono maggiore maneggevolezza e uno stile di guida più disinvolto. Tarraco FR si fa riconoscere grazie a un design esclusivo votato proprio alla sportività, coniugata con il comfort e la spaziosità di un SUV. Forti le caratterizzazioni degli esterni, con il logo sulla griglia frontale, il nuovo spoiler e i cerchi in lega da 19 pollici. Da SUV sportiva anche gli interni, con sedili a guscio, volante in pelle e pedaliera in alluminio. Ma non mancano ovviamente tecnologia e connettività. La versione FR porta un nuovo infotainment, quindi tutta la parte di connessione che non viene più solo attraverso i propri device, quindi lo smartphone o il tablet, ma la vettura è connessa in modo indipendente, quindi si ha una doppia connessione. Questo permette di introdurre anche il riconoscimento vocale tra i comandi, quindi la vettura non può essere interrogata solo attraverso il sistema touch o quello gestuale, ma anche attraverso il riconoscimento vocale, quindi parliamo dell'ultima tecnologia del gruppo. Anche il Virtual Cockpit, che è di serie in tutta la gamma Tarraco, non solo in FR, viene rinnovato nella configurazione. Poi dopo l'FR invece si porta allestimenti specifici, per cui i sedili a guscio, che sono di serie, e fuori, quindi esteticamente, esteriormente caratterizzata da degli elementi che le danno un carattere molto deciso e sportivo, ha di serie cerchi da 19 e anche ha una configurazione completamente diversa, tutta la parte anteriore e posteriore rispetto alle altre, e anche come colorazioni tutte le finiture risaltano il carattere sportivo dell'auto. Novità anche la gamma motori, con propulsori diesel e benzina prestazionali, ma attenti alle emissioni. Spicca in particolare l'esordio del 2000 turbo diesel da 150 cavalli a trazione anteriore. Il motore più potente, quindi il 2000 turbo diesel, lascia i 190 cavalli per prendere 200 cavalli di potenza, che non sono solo 10 cavalli in più, ma c'è una rimappatura completa di tutte le curve caratteristiche, quindi sia di potenza che di coppia, che danno una godibilità completamente diversa dell'auto. In più, tutti i motori, benzina e diesel, sono stati rinnovati anche nei consumi e nelle emissioni.
e quindi corrispondono in modo ancora più pertinente a tutte le nuove regole e abbassano il livello di emissioni. 4. Gli allestimenti, business, excellence e FR, a partire da un prezzo di lancio di 29.550 euro. E nel 2021 in arrivo un'altra novità, SEAT Tarraco FR ibrida plug-in, con un'autonomia di 50 km in elettrico.